E io pensai subito sul consiglio di Piero, dico, cerchiamo di proporglielo. E Igor accettò subito questo incarico con tantissimo entusiasmo, lui è sempre ricco di idee, di progetti. Ci propose subito questa bellissima iniziativa, cioè evocare, lui è un grande studioso del Ferrua, di evocare tutte le sue composizioni. So che lui ha proprio trascritto, copiato da questi manoscritti che ha solo lui, perché è una ricerca di molti, molti anni, con tanta passione, con tanto entusiasmo, ha proposto questa iniziativa che è legata proprio con Gina Lagori al Ferrua. Perché il bacio di Hayez? Perché sintetizza molto bene quello che è l'epoca, la Belle Époque, ma la Belle Époque che guarda al Medioevo. E questo bacio è il simbolo anche della storia d'amore tra Dalgisa e Sinfredo. Come sarà questa storia? Questa storia sulla falsa riga di Romeo e Giulietta terminerà con la morte di Adalgisa, ma con la nascita di una città, Cherasco, libero comune nel 1243. Se cammino per le antiche strade disertate dalla storia, guardo ancora quella Cherasco d'allora. E questa di oggi, chiudendo gli occhi, l'unità è dentro. Il paese dell'anima. Cherasco, il paese amatissimo, la terrazza ideale in cui rifugiarmi. Nel segreto dell'anima, nel tentativo di conciliare il passato con il presente. Gli infiniti possibili del futuro con le poche certezze delle radici. Queste sono le parole di Gina, che testimoniano naturalmente l'amore per la città che per lei diventerà onoraria. Finalmente arriva lui. Nasce a Cherasco il 31 maggio 1843. Queste sono le uniche foto che abbiamo. Questa la casa com'era un po' di anni fa. È importante perché nel 1956 venne apposta inaugurata una lapide con queste parole: in questa casa visse e morì il cheraschese cavalier Giovanni Ferrua, celebre compositore di opere liriche, sacre e comiche musicali, rinomato maestro di banda. Vieni al mare. Vieni, vieni, o mia diletta, già la luna in cielo appar. Ecco, vedi, la barchetta se ne dondola sul mar. Spira un zefiro leggero, tutto esalta e parla al cor. Io sarò il tuo gondoliero, non temer, mio dolce amor. Ti dirò dei miei primi anni la più tenera canzone. Ti dirò che sebbi affanni, or per te felice io sono. Ti dirò del ciel di Dio, delle stelle il bel seren. Ti dirò dell'amor mio che la vita ha dal tuo seno. Presto, presto, mia diletta, non voler più ritardar. Ecco sciolto la barchetta, vieni dunque, vieni al mar, vieni, vieni, vieni al mar, vieni dunque, vieni al mar. Thank you.
Bravissimi, un grande applauso anche per loro. E soprattutto a Igor, perché bisogna dire che Igor è veramente un uomo speciale, di una cultura vastissima. Un piccolo applauso lo date a noi due. A questa signora, Luciana. È chiaro che questa è musica più colta, è chiaro che uno si arricchisce di più, però venite ai concerti, venite a teatro, perché è un momento di condivisione, è
fa bene all'anima e fa bene a tutti. Grazie ancora e buonanotte.